Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo vicini al Natale, quindi io vi voglio parlare delle collezioni natalizie di make-up. A me piacciono tantissimo queste collezioni, tutti gli anni quando escono le vado a vedere. Ho pensato di suddividere il video in tre parti perché volevo parlarvi in particolare di Kiko, di Essence e di Pupa, che sono tre brand abbastanza economici, quindi alla portata di tutti e che comunque a me piacciono, quindi dedicherò un video per ognuno di questi brand, anche se la collezione di oggi, che è quella di Kiko, è quella più lunga, le altre due sono più brevi, ma comunque dedicherò un video per ciascuna. E poi, se mi rimane tempo, volevo anche fare un video dedicato alle palette natalizie. Comunque, troverete sul mio canale nel corso appunto di questo periodo questi video, queste tipologie di video. Partiamo dalla collezione di Kiko, che si chiama Spirling Holiday, è in edizione limitata, è caratterizzata dal fatto di avere dei toni luminosi, tinte oro, super glitterati, metallizzati, quindi veramente molto molto bella e particolare. È ovviamente una collezione che io sicuramente vorrò sperimentare, perché ora non dico che comprerò tutto perché non è possibile, però sicuramente qualcosa sì, perché mi è piaciuta veramente molto. E quindi cominciamo da questa. Io mi sono scritta qua tutti i prodotti perché altrimenti ne avrei sicuramente dimenticato qualcuno. Partiamo dal make-up per gli occhi, che è anche il mio preferito. Avremo tre mini palette che sono veramente carine perché hanno questi ombretti dal finish metallizzato con queste tinte oro luminose, hanno sia ombretti matte che ombretti glitter, quindi sono veramente particolari. Hanno all'interno lo specchietto e abbiamo tre tonalità diverse. La prima ha delle tinte, diciamo, più legate al marrone, all'oro, poi c'è la cipria come colore, c'è il beige. Poi abbiamo la seconda, che invece ha un marrone un po' più caldo, un rosa pesca, un bronzo rosato e anche qui abbiamo il glitter. E poi abbiamo l'ultima, che ha dei colori che vanno dal viola al prugna al rosa, rosa antico, e anche qui c'è il glitter. Quindi queste tre mi sembrano veramente carine. Io ne vorrei provare almeno una delle tre. Ma passiamo al prossimo prodotto, che è un ombretto metallizzato in quattro colori. Quindi avremo proprio la cialda singola in quattro nuance diverse. Avremo l'oro chiaro, il rosa antico, il rame aranciato e il blu elettrico. E anche questi ombretti sarebbero veramente da provare perché mi attirano veramente tantissimo. Poi avremo delle matite occhi a lunga tenuta a doppio colore e anche queste sono un po' particolari, sono sfumabili, hanno il tratto morbido, sono veramente delle belle matite e come colori possiamo avere il marrone caldo e champagne rosato, poi il cioccolato e oro, vinaccia e rosa e nero e platino. Anche queste hanno un finish sia opaco che metallico e possono essere veramente utilizzate per i trucchi più luccicosi possibili, che sono quelli che comunque a Natale vanno di moda, ma anche quelli un pochino più matte, un pochino più, diciamo, seri, perché comunque potete usare la colorazione meno glitterata. Quindi, insomma, penso che siano delle belle matite veramente utilizzabili in diverse occasioni. Poi avremo una base occhi, questa può essere usata sia come primer che come ombretto perché ha una leggera colorazione e anche queste sono carine perché hanno delle tinte naturali e sono in particolare il gold, il cioccolato, il rosa malva e il rosa antico. Quindi hanno questo effetto, diciamo, un po' più nude che però va a dare un po' di tonalità. Quindi se volete un trucco molto leggero, molto naturale, queste basi possono comunque anche andare a costituire poi proprio il trucco vero e proprio per la vostra palpebra. Quindi anche queste mi sembrano interessanti. Poi avremo la matita duo, cioè la matita sia eyeliner che kajal. Queste sono veramente carine secondo me perché in un'unica confezione voi avete entrambe le cose. Inoltre il kajal è a cono, quindi avete comunque la facile stesura, la morbidezza, la lunga durata. È veramente bello questo prodotto. E questo lo avrete in un unico colore perché c'è soltanto nero. E poi, come ultimo prodotto per gli occhi, il mascara volume per uno sguardo super magnetico e super intenso. Io in realtà come mascara sapete che utilizzo sempre solo ed esclusivamente L'Oréal.
Però comunque credo che sia un buon prodotto, che abbia comunque un effetto allunga ciglia, un effetto volumizzante, comunque ne ho sempre sentito parlare bene. Poi c'è un prodotto interessante che è la polvere illuminante. Può illuminare sia occhi che viso perché all'interno ha dei micro glitter che vanno a dare questo effetto luminoso. È una polvere bianca che può essere utilizzata su qualsiasi tipo di make-up voi andate a realizzare. Perché essendo bianca, appunto, dà questa luminosità senza dare un colore particolare, quindi su qualsiasi base voi abbiate va bene e mi sembra un prodotto carino. E poi c'è il kit per i glitter, quindi per andare a creare un trucco glitterato sugli occhi oppure anche sulle labbra se volete, sul viso, dove volete, perché c'è sia la base per il glitter sia la polvere glitter. Passiamo adesso alle labbra. Abbiamo i rossetti liquidi metallizzati con effetto brillantezza in quattro nuance che vanno dal rosa più chiaro al rosa più scuro, quindi anche questi mi sembrano bellissimi da provare. Poi avremo i rossetti opachi effetto matte in otto tonalità. Queste otto tonalità sono il nocciola, il rosa intenso, il pesca, il marrone, il vinaccia, viola, melanzana e cioccolato e sono tutti rossetti a lunga durata. Per il viso avremo invece la cipria cotta con effetto brillantezza e poi avremo tre blush in tre tonalità diverse che sono arricchiti con oro, quindi vanno a dare questo effetto dorato particolare, quindi sicuramente natalizio. Sono prodotti molto allettanti, eh? Io mentre faccio il video sto già pensando nella mia testa quale andare a comprare. Non so voi, ma a me attirano veramente tantissimo. E poi avremo i classici illuminanti, cioè l'illuminante liquido e l'illuminante in polvere per un massimo effetto brillantezza. Comunque anche questi hanno delle tonalità secondo me molto molto belle. Passiamo adesso alle unghie. Avremo degli smalti che sono smalti glitter con effetto specchio, quindi un po' particolari in tre tonalità diverse. Abbiamo oro, rosa e argento lilla. E poi abbiamo i classici smalti perlati ad effetto più scuro, però comunque un effetto luminoso, un effetto cangiante particolare per via dei pigmenti chiari e delle perle scure, quindi darà sulle unghie veramente un bellissimo effetto. E in questo caso abbiamo il rosso sangue e il viola melanzana, quindi questa collezione di Kiko a me è piaciuta veramente molto, mi sembrano proprio dei bei prodotti. Fatemi sapere nei commenti se avete comprato qualcosa di questa collezione e cosa, oppure che cosa vi piacerebbe acquistare. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.